Get ready with me mentre vi racconto di come mi hanno rubato tutti i soldi in Corea. Io credo che le cose mi debbano succedere per il plot, cioè per avere poi storie da raccontare, perché veramente è assurdo. Voglio provare ad usare questo come blush e speriamo di non fare una cavolata. In ogni caso, venerdì sera apro il mio bank account perché volevo comprare una cosa, quindi dovevo controllare. Apro e raga, tutti i miei soldi erano spariti, cioè mi erano rimasti tipo 100 euro sul conto. Impanicata apro, cioè mi metto a smanettare, controllo e risultava praticamente come se io avessi fatto una transazione ad un tizio di tutti i miei soldi. In realtà era divisa in più transazioni, ma cioè risultava proprio come se io di mia spontanea volontà avessi voluto mandare i soldi a questo tizio. Ovviamente non ho idea di chi questa persona sia e soprattutto di come sia potuto succedere, perché calcolate che per fare questo tipo di transazioni potete farlo solo dall'applicazione della banca che io ho sul mio telefono. Quindi quando me ne sono accorta erano tipo le 5 del mattino, quindi non potevo fare un bel niente. Il giorno dopo ci siamo svegliati io e il mio ragazzo e lui ha chiamato la banca per capire un po' appunto il da farsi. E sabato e domenica la banca non poteva fare un bel niente. Quindi hanno detto richiama lunedì. Io raga volevo veramente crepare perché nel senso un'ansia. Cioè immaginatevi che random aprite il vostro conto bancario e tutti i vostri soldi sono stati trasferiti a un tizio che non conoscete e siete in un paese dove non parlate la lingua del paese e non sapete cosa fare. Ora vi starete chiedendo perché non hai chiamato subito la polizia. Raga, non ho chiamato immediatamente la polizia perché la mia speranza, era quella che la banca potesse annullare questa transazione, perché se chiamate la polizia deve aprirsi un'indagine e non si finisce mai più. Finalmente arriva lunedì mattina alle 9, appena la banca apre, io e il mio ragazzo chiamiamo e loro dicono che praticamente possono effettivamente annullare questa transazione. E quindi mi metto ad aspettare questi soldi. Perché ora dopo effettivamente i soldi tornano indietro e pensavo fosse finita lì. No. Arriva di nuovo il weekend, di nuovo venerdì sera, ricontrollo il bank account e di nuovo non avevano preso tutti i soldi, questa volta però mi trovo una grossa somma di denaro mancare. E di nuovo era una transazione, un tizio random che non conosco, diverso, il nome è diverso da quello dell'altra volta, ma il numero di account della banca simile. Quindi non ho idea di se questa persona mi abbia hackerato il telefono, mi abbia hackerato il bank account o cosa, l'email, non ho idea. Quindi io che ho fatto? Ho deciso di cambiare tutto, telefono, mail, banca, tutto, tutto cambiato. L'ultimo attacco l'ho avuto domenica sera, quindi sto ancora aspettando gli ultimi soldi. Io sono molto confusa perché non so se i soldi me li abbia ridati la banca, se l'abbiano ripresi da questo hacker. Qualcuno nei commenti per favore delucidi questi miei dubbi perché io non mi sto dando pace. Cioè è così facile hackerare le persone, non riesco a capire, non so se questa persona adesso avrà delle conseguenze, se verrà catturata, se si aprirà un'indagine con la polizia, vi farò sapere. E boh, raga, non lo so. Intanto ho fatto un pasticcio con il trucco, non lo so, mi sono truccata veramente malissimo, non ci facciamo caso. In ogni caso, fatemi sapere se a qualcuno di voi è successo qualcosa di simile e soprattutto, what the fuck, like, com'è possibile? Io sono, non lo so, raga. Per favore, non aggiratemi più, grazie.